Paola Taverna, buongiorno e bentrovata. Buongiorno, bentrovati anche a voi. Taverna, partiamo da Ostia, le sue sensazioni in queste ore. Ma in queste ore devo dire che è stato scioccante un pochino quello che è successo. Sì. Non me l'aspettavo, conoscevamo la situazione di Ostia, comunque 2 anni di commissariamento, tutto quello che è successo. Io quando ho visto quelle scene, a me è arrivato dopo neanche mezz'ora il video. Sì. Quando ho visto la scena, sai che per un attimo ho avuto la sensazione di, ma è possibile? Poi a Roma, un classico, ho detto, ma gli ha dato una capucciata questo? Una follia. Sembrava veramente una scena tratta da un film, piuttosto che potesse accadere realmente in una zona come Ostia, ma poi in una situazione di totale tranquillità, perché il giornalista non stava chiedendo nulla di che. Io l'ho rivisto più di una volta e questa cosa mi fa riflettere su quanta arroganza e quanta violenza ha un giornalista davanti a una telecamera in maniera così plateale. Cosa accade su quel territorio in maniera sommersa quando non c'è la telecamera, dice, insomma. Certo, ci rendiamo conto che quali sono i metodi. Infatti ieri quando si è parlato dell'arresto, che si è parlato di atteggiamento con metodi mafiosi, sì. Mi è rivenuto in mente che la Cassazione ha detto che il processo comunque va rivisto, perché sono state diminuite le pene, perché non gli era stata assegnata la partecipazione mafiosa, comunque il metodo mafioso. Quindi lì la situazione è ancora molto molto complicata e siamo chiamati a un gran lavoro, specialmente su quel municipio. Ecco, Taverna, quale deve essere il compito della politica in situazioni come quella? Tornare credibile. Il problema più grande, ma parte dall'astensionismo e finisce a queste bande criminali che poi si impossessano del territorio. È così, in fisica si dice, quando c'è un vuoto qualcosa tende ad occuparlo, e se c'è un vuoto da parte della politica è normale che poi le organizzazioni criminali fanno bello e cattivo tempo sul territorio. Noi stiamo facendo un lavoro incredibile come Movimento 5 Stelle, perché io sento tanto parlare, ma poi i numeri dicono altre cose. In Sicilia noi abbiamo raddoppiato i nostri voti e siamo comunque il primo partito movimento in Italia, in Sicilia, e stiamo cercando di riportare alla cittadinanza la sensazione che tramite il politico si possono raggiungere quei risultati che i cittadini aspettano. Ma in realtà la percezione che hanno dato per tutti questi anni i politici, così come li conoscevamo, è quella di, ti dico tante belle cose in campagna elettorale, poi quando mi eleggi mi faccio i beati cavoli miei. E la gente non si fida più, non si fida più, non si affida più, non ci crede. È un lavoro incredibile, è proprio un lavoro a livello sociale, socioculturale, immenso. A proposito di Sicilia, Taverna, è azzardato un parallelo decimo municipio Sicilia come clima, come perché è azzardato? Scusate, non bisogna aver paura, secondo me, di chiamare le cose con il loro nome. Anzi, devo dire che io la scena che ho visto ad Ostia supera di molto l'immaginazione di quello che uno dà per scontato che accada in altre circostanze, solo perché a livello storico-ambientale è più propenso ad immaginare che alcune cose accadano da una parte piuttosto che dall'altra. Quello che è accaduto ad Ostia è impressionante, non, cioè, ma noi sapevamo anche della presenza di persone vicine, sì, a questi clan davanti ai seggi i giorni in cui si votava in quelle zone dove Casa Pound, poi senza fare un parallelismo che poi può essere oggetto di strumentalizzazione, non tutti quelli che hanno votato Casa Pound, certo. Assolutamente. Sì, sì, sì. No, ormai sono abituata a dire A e a leggere poi sui giornali B, C, D, F, Z. Ecco, quindi precisiamo subito. Però anche quella è una situazione che, per quanto vuoi garantire un voto libero, se tu davanti ti trovi soggetti che con una telecamera puntata fanno quello, io personalmente non sarei tranquilla. Ha paura per il ballottaggio, Taverna? Credo che la risposta sia stata da parte delle istituzioni, da parte del Ministero, da parte del Comune, sia stata molto chiara, e queste cose non devono accadere. E io credo che il ballottaggio invece sarà un momento per Ostia, per il decimo municipio, perché poi Ostia
è una piccola parte di un municipio importante, l'hanno detto tutti, noi potremmo essere con un solo municipio la 16ª città in Italia. Questo anche per dare idea, quando si parla di Roma, di che numeri si parlano, perché poi io sento mille critiche, le accetto, a volte faccio delle battute che non sono ben viste, però mi rendo anche conto che si fa un tanto parlare probabilmente di una realtà che non si percepisce complicata come lo è realmente. Noi ci troviamo una città che sono 7-8 città messe insieme, se vogliamo ripristinare una legalità che non è stata percorsa per 20 anni, un filino di tempo in più rispetto a chi usava dei metodi molto spiccioli di affidamenti diretti e poi abbiamo visto a chi venivano dati, probabilmente ci vuole. Quindi anche veramente un po' di pazienza da parte dei romani, ma non c'è alternativa. A me dispiace, forse ci metteremo un po' di più, ma questa è l'unica strada per riavere una città e un paese normale, normale. Noi viviamo in uno stato di anormalità, di illegalità perenne, ed è diventato talmente pregnante nel tessuto sociale che sembra che se poi fai le cose legali fai le cose strane. Ci vogliono 6 mesi per fare una gara, non è una nostra invenzione. Se siamo fortunati, 6 mesi. Abbiamo un apparato amministrativo che non ci va a favore, ma anche questa non è una scusa, è una logica conseguenza di società, di partecipate rimpissate da amici di amici, di assunzioni clientelari, di menefreghismo, di non meritocrazia. Taverna, ma in questo senso un po' la delusione per gli impresentabili che hanno spostato un po' il risultato elettorale in Sicilia, state smaltendo? Allora, avete visto poi l'arresto di De Luca, come no? Sì. Quindi non è che noi andavamo cianciando cose che non fossero sotto gli occhi di tutti. Adesso mi domando, voi siete anche due giornalisti, quindi due persone del mestiere, se le immagini di De Luca nudo nel consiglio, che sventolava e che diceva aveva la Bibbia e Pinocchio in mano, aveva la Bibbia in una mano, Pinocchio nell'altra. Se quelle immagini e la storia di questo personaggio, così come la storia di altri personaggi che noi abbiamo denunciato, fosse stata fosse stata in qualche maniera resa nota agli elettori, così come è stato reso noto su tutti i primi giornali il tweet infelice, senza ombra di dubbio, del nostro assessore prima del voto. Voi supponete che poteva esserci una sensibilità maggiore nel dare quel voto o al centrodestra o al movimento? Io la cosa che mi indigno è che noi abbiamo parlato di un problema serio, della presenza di personaggi che trascinavano dei voti non trasparenti all'interno di una lista, quella di Musumeci. Abbiamo parlato del figlio di Genovese che ha portato 21.000 preferenze, sono un'infinità, un ragazzo di 21 anni, nessuno dice, mette in dubbio la sua limpidezza, ma nessuno può mettere in dubbio che quei voti sono sicuramente l'eredità di una storia politica del padre. Allora perché l'informazione è stata così latitante ed oggi, a fronte di un arresto, manda in televisione tutte le immagini invece di farlo prima e di rendere le persone informate su chi stavano votando? Noi abbiamo visto un'omertà su quello che stava accadendo in Sicilia da parte anche dell'informazione, tranne noi e qualche giornale che giustamente ricalcava il fatto che lì dentro c'era una quantità di impresentabili mostruosa. Non l'ha detto nessuno, le notizie passavano così 30 secondi e finiva. Adesso hanno arrestato De Luca, grazie, ce l'abbiamo detto in tutte le salse che erano pieni di impresentabili, però adesso il gioco è fatto. A me dispiace per la Sicilia, è un'occasione persa per cambiare il passo, e quella è una regione che più di tante altre ha bisogno che il cambiamento cominci, e cominci presto. Taverna, in vista... In vista delle prossime politiche, lo temete questo patto? Poi bisognerà vedere se reggerà questo patto, quello tra Salvini, Berlusconi e Meloni. Regge perché non è un patto programmatico su argomenti che potrebbero entrare nella discussione se siamo d'accordo o meno. Loro sono uniti per prendersi le poltrone. Su quello non cambieranno sicuramente idea. Loro stanno lì insieme, si sono garantiti che la coalizione non deve avere né un programma
né un esponente politico univoco. Si sono garantiti che immediatamente dopo possono ognuno andare per conto proprio, non hanno bisogno di portare un programma che sia corrispondente a tutta la coalizione. La coalizione può essere variabile in base a dove si presentano. E questa è una legge elettorale fatta esclusivamente per fregare i voti ai cittadini. Tu voti Tizio, ma in realtà il tuo voto viene spalmato di qua o di là, e su questa roba sono tutti d'accordo. Non ci piove, non ci piove proprio. Quindi no, tiene perché se lo sono fatta apposta. Cioè, Renzi ha fatto una legge per Berlusconi e per il centrodestra, Cioè l'ha fatta, li ha guardati, ha detto aspetta, che legge elettorale si può fare per favoristi tre, per cercare di farli andare contro il Movimento 5 Stelle e nella speranza che poi Berlusconi li freghi, sì, come ha fregato me all'epoca, e rifacciamo le grandi intese? Cioè, a questa domanda Renzi ha risposto con la legge elettorale che noi oggi ci troviamo, punto. A proposito di Renzi, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle. Prima di liberarla, questo caos all'interno del Partito Democratico fa sì che il derby sia veramente solo tra Movimento 5 Stelle e centrodestra, oppure teme un colpo di coda? Come la vede? Ieri dicevo, se Renzi non è politicamente morto, comunque non gode di buona salute. A me dispiace che una figura politica come quella del Partito Democratico, un soggetto politico così importante come riferimento per molti cittadini, sia stato smembrato da un arrogante incapace, perché questo poi è l'unico risultato che Renzi porta al paese. Ha distrutto un riferimento politico per molti cittadini. Io non credo che né che ci saranno derby né che ci saranno triangolazioni. Siamo noi contro tutti, anche perché questa legge è stata fatta per far proliferare una quantità di liste civetta che troveremo sulle nostre schede per attirare l'attenzione una parte dal pensionato, del cacciatore, dell'animalista, Forza Roma, Forza Lazio, ci sarà tutto. Quindi ormai la partita è quella lì. Siamo noi soli contro tutti gli altri. Taverna, grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buon lavoro alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna.